Riassunto della Divina Commedia di Dante Alighieri, Il Paradiso. Dante immagina il cosmo diviso in 9 cieli che ruotano intorno alla Terra immobile e fissa, con il cielo più esterno chiamato primo mobile, che imprime il movimento a tutti gli altri. Al di là del primo mobile c'è l'Empireo, che non è propriamente un cielo, ma è collocato oltre i cieli ed è immobile. Il paradiso si rivela a Dante di cielo in cielo, per gradi di beatitudine. I beati sono divisi in 3 gruppi: spiriti mondani, attivi, contemplativi. I beati conservano il loro aspetto terreno solo nel cielo della luna. Negli altri cieli appaiono come splendori, cioè come punti luminosi. Nell'Empireo, però, si sveleranno tutti nei loro lineamenti umani. Nel nono cielo, il primo mobile, Dante assiste al trionfo degli angeli. Gli angeli costituiscono 9 cori che ruotano intorno a Dio e contemporaneamente guidano il ruotare dei cieli intorno alla terra. Nell'Empireo, Beatrice riprende il suo seggio nella Candida Rosa e lascia a San Bernardo il compito di guidare Dante alla visione di Dio, della Trinità e dell'Incarnazione. Con l'intercessione della Madonna, Dante può finalmente contemplare Dio nella sua essenza, tentando di rendere percepibile l'idea di cosa che supera i limiti della mente umana. Tutto chiaro il riassunto del paradiso di Dante? Fammelo sapere nei commenti.